Però posso condividere con voi la memoria, perché la memoria è importante, la memoria deve appartenere a tutti quanti noi, se vogliamo veramente cambiare le cose. È il messaggio rivolto da Tina Montinaro a centinaia di studenti delle scuole pistoiesi riuniti in Piazza del Duomo per il ritorno della Quarto Savona 15. I resti dell'auto su cui viaggiavano i tre agenti di polizia della scorta del giudice Giovanni Falcone, uccisi con lui e la moglie Francesca Morvillo nell'attentato di Capaci, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, hanno percorso da quel tragico 23 maggio del 1992 migliaia di chilometri, tornando oggi nuovamente a Pistoia. Qui, grazie ad alcune fondazioni e realtà locali, la teca è stata restaurata per riprendere il proprio viaggio in tutta Italia. E bisogna fare capire ai ragazzi di che cosa è stata capace di fare la mafia e quindi di parlare proprio ai giovani e fargli capire che poi la mafia non è finita, insomma quel 23 maggio abbiamo ancora tanto lavoro da fare. L'arrivo dei resti della Quarto Savona 15 è stato preceduto dall'incontro del giudice Giancarlo Caselli con tantissimi studenti delle scuole cittadine nella sala maggiore di Palazzo Di Giano. Moltissimi altri erano in collegamento da scuole di tutto il paese per una riflessione sul tema giustizia alla presenza delle massime autorità locali. Il momento, come gli altri della giornata, è stato possibile grazie all'iniziativa della sottosezione dell'Associazione Nazionale Magistrati di Pistoia, l'Associazione Quarto Savona 15 e del gruppo Avvocati Biblioteca del Tribunale di Pistoia con la collaborazione del Comune. È la memoria di un periodo in cui in Sicilia c'era una vera e propria guerra, e è un messaggio anche per dire a questi ragazzi, loro che sono il futuro dovranno continuare a fare da scorta loro, ecco, a questa autovettura che ricorda il sacrificio di quei ragazzi in quel indimenticabile 23 maggio del 1992. La legalità e la giustizia sono sinonimo di felicità, come dice Giancarlo nel suo ultimo libro, la giustizia conviene se si interiorizza questo concetto qui, che la legalità non è solo per pochi ma è un bene comune, veramente poi diventerà sinonimo di felicità.